Ciao, sono Isa. Ciao, sono Alice. E oggi vi insegniamo il whisky wiggle. Io farò la parte dell'uomo. Io farò la parte della donna. La posizione iniziale è quella del two step, per capirci. La mano dell'uomo dietro la scapola, la mano destra dietro la scapola della dama. La mano sinistra dell'uomo prende la mano destra della dama. Questa è la posizione. Il braccio sinistro della dama, invece, la mano è appoggiata all'avambraccio dell'uomo. Giusto? Sì. Mi confermi? Partiamo! Andiamo con i passi dell'uomo, poi faremo i passi della donna. L'uomo va avanti di sinistro e poi fa un touch di destro. Ritorniamo indietro appoggiando il destro, touch di sinistro, di nuovo step, touch, dopodiché c'è un cambio di posizione dove l'uomo farà step, touch. Okay. Allora, la parte della donna, indietro con la destra, touch sinistra, in avanti con la sinistra, heave di destra, indietro con la destra, touch di sinistra, passo diagonale di sinistra, e poi giro di mezzo con un hitch. In questo momento abbiamo un cambio mano, cioè la mano destra dell'uomo prende la mano destra della dama e quella sinistra prende quella sinistra. Come, per chi lo sa, per i 16 passi. Lo rifacciamo con i conteggi. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'uomo avrà il peso a destra e la donna a sinistra. Ok, adesso che l'abbiamo fatto da questa parte, ci giriamo per andare avanti, così vedete anche i passi dell'uomo. A questo punto abbiamo lo shuffle avanti di sinistro per l'uomo e di destro per la dama. Shuffle, step. E con il piede opposto un altro shuffle, step. Dopodiché sia uomo che donna fanno un touch laterale con il piede libero, quindi sinistro dell'uomo, destro della dama, un touch frontale, un touch laterale e un touch back. Andiamo a rivedere solo questi 8 tempi, ve li conta Alice che ha più voce di me. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A questo punto ci giriamo verso il compagno o compagna di ballo con un cambio di mano e un rock step. Quindi in questo momento l'uomo ha il peso a destra e la donna a sinistra e andiamo verso sinistra facendo un vine. Yes. Apro, incrocio, apro. A questo punto, molta attenzione, la dama dà un kick. Come dire, between the legs of the man, e l'uomo invece in esterno destro. Quindi attenzione a non sbagliarvi. Facciamo tutto questi 16 tempi. 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, appoggiamo il piede che ha dato il kick e facciamo un touch con l'altro piede. L'uomo avrà il peso a destra e la donna a sinistra. A questo punto c'è un cambio di posizione dove dobbiamo lasciare andare la mano destra dell'uomo, lascia andare la mano sinistra della dama e c'è un passaggio di posto. Quindi passando sopra la testa della dama andiamo a cambiarci di posizione. Step e un hitch riprendendoci. Ok, rifacciamo. Siamo così, abbiamo dato il nostro kick, torniamo indietro e facciamo un touch. Andiamo con il piede libero dal peso, l'uomo va verso la sua destra, la dama verso la sua destra. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ok, posso dire i passi della donna? Sì, certo. Allora, noi eravamo qua. Avviciniamoci un po'. Fatto, quindi abbiamo fatto kick, poi appoggiamo e touch. La donna fa passo insieme, passo avanti, giro di mezzo con un hitch. L'uomo avrà il peso a sinistra, la donna a destra. E andiamo verso
la destra dell'uomo, che è la sinistra della dama. Rifacciamo un vine, apro, incrocio, apro. Questa volta il kick interno è dell'uomo e il kick esterno della dama. Dopodiché appoggiamo e di nuovo touch. Sì. Facciamo tutto. Yes. Dal shuffle. Sì. 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. A questo punto attiriamo a noi delicatamente la dama, avvicinandoci fianco a fianco in questa maniera e stomp. Questa è la posizione che andiamo a prendere, la mano dell'uomo sul fianco sinistro della dama, la mano sinistra della dama sull'avambraccio dell'uomo. Dopodiché abbiamo i bumps, giusto? Yes. Mm-hmm. Sono due in avvicinamento al compagno o compagna, due in esterno, un avvicinamento, un esterno e poi di nuovo in mezzo. Contatto diventa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e in mezzo. Rimaniamo così, pronti ad andare avanti con il ballo. Facciamo tutto dallo shuffle. Vuoi contare tu, dama? The girl power. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. A questo punto si torna a riprendere, diciamo, il muro iniziale, facendo girare la dama. L'uomo deve fare un quarto di giro, ok? E dobbiamo girarci da quella parte in questa maniera, con dei semplici passi quasi sul posto. Passo, 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 step. La dama invece fa una cosa più difficile, perché deve fare un giro. Un giro è un quarto. È un quarto. In questa maniera. E ci riprendiamo per poi ripartire. Facciamo vedere bene il finale. Sì. Allora, noi abbiamo fatto i nostri due bump, ok? Poi il singolo, il singolo, il singolo e il centrale. L'uomo si prepara per far girare la dama, cambia la posizione della mano e tira a sé la scapola della dama, che capisce che deve girare. Giro, 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 step. Ok? Ora hanno capito? Sì. Ok. Lo facciamo tutto? Lo facciamo tutto. Sì. Facciamo in questa linea, si balla in cerchio, però va bene. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, su, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e si ricomincia. Benissimo. Vuoi contare tu? Va bene. In English? Yes. Dai, facciamo gli intercontinentali. From the beginning. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,